Presidente, un intervento brevissimo. Al contrario delle giuste osservazioni di alcuni colleghi che mi hanno preceduto, io invece vorrei sottolineare il tenore politico della parte iniziale della replica dell'assessore, che, come anche il collega Franchin mi ha preceduto, mi sento di condividere in pieno, perché delinea una lettura del tema, direi prima di tutto della convivenza civile dentro la quale si colloca la questione della sicurezza, che mi sembra, come dire, costruito lungo una buona chiave di interpretazione, che è quella della qualità della socialità, perché io ritengo che la parcellizzazione della richiesta di sicurezza porti inevitabilmente a una specie di escalation progressiva verso, come dire, la difesa di un territorio sempre più piccolo, sempre più individualizzato, sempre meno socializzato. Detto questo, mi sembrava importante sottolineare, almeno dal mio punto di vista, due piccole notazioni. Concordo, come tutti coloro i quali utilizzano letteratura scientifica, su internet è noto che quello che si trova è poco e lo si paga anche caro se è buono. Seconda cosa, vorrei far notare anche questo. Il centrodestra ha vinto alla grande le elezioni politiche nazionali, quindi avrà un ministro degli interni che esprimerà una politica della sicurezza. Renzo Tondo ha vinto le elezioni regionali e ha promesso una polizia regionale. Mi pare che ce ne sia insomma abbastanza. Sarebbe forse questa sì una spesa inutile, quella per un rafforzamento in termini numericamente così rilevanti, dato che, ma questa è una discriminante politica seria, e su questo non vorrei fare, come dire, battute, non faccio battute, qui si leggono anche delle coordinate diverse di lettura della socialità del livello civile, come appunto notava l'assessore, come notavano anche alcuni miei colleghi, come il dottor Franchi. Grazie. Grazie.